Buongiorno a tutti. Ah, buongiorno nel vero senso della parola, perché è mattina presto. Oggi lavoro vicino casa, quindi ho detto perché non registrare, non mi preparo con voi appena svegli in modo da farvi vedere il mio bel faccione stremato di sonno. Come al solito, la mia bella colazione con il latte di soia, la crusca e le bacche di goji. Allora, ovviamente ho già lavato il viso e ho applicato sia la crema idratante, ultimamente sto testando questa qui, Eve Rebirth Oxygen and Hyaluronic Boosting Moisturizer, scusate l'inglese come al solito. Non conoscevo questa azienda, mi ha contattato e mi ha mandato questo bel flaconcino qui di 50 ml che ha un profumo bellissimo ed è una crema che si asciuga rapidamente. Ho notato che comunque non mi lucido nemmeno con la BB cream sopra, però in compenso mi è uscito questo che è enorme. Non so se combacia con questa crema qui o con il ciclo che mi è arrivato. E poi sto consumando il Biomed, il contorno occhi anti-occhiaie. Ed adesso vado ad utilizzare la BB cream di So Bioetic, è quasi terminata e non la riacquisto perché d'inverno, se avete visto la mia recensione sulle BB cream, CC cream, eccetera, eccetera, prediligo le CC cream di So Bioetic. Utilizzo il nuovo Kabuki, che è zozzo da ieri, cioè l'ho usato solo ieri, di Neve Cosmetics. È perfetto per le sostanze cremose. Mentre su questo animale qui vado ad applicare un po' di camouflage della Kryolan. Utilizzo più o meno un color carne. Vi giuro, non avevo un brufolo così dolorante, grande, forse da un anno. Cresceva a dismisura, era enorme, mo si è sgonfiato, ma è comunque dolorante. Però non posso andare a lavoro con questo coso in fronte. E siccome ho le occhiaie ultimamente più profonde, vado ad utilizzare il Double Wear di Estée Lauder. Questa è la colorazione intermedia 03. E lo sfumo con il pennello di Pixie U. Fisso tutto con la mia dorata cipria di Bioniche Lactin, questa qua. Allora, nella zona T io la fisso col piumino. Molto spesso mi avete chiesto perché piumino e non pennello, perché pennello e non piumino. Allora, in effetti l'effetto col piumino è più forte, è più fittizio, va? Però io ho le ghiandole sebacee nella zona T veramente maledette. E poi con il pennello, sempre l'altro Kabuki di Neve Cosmetics, questo qui, vado sui contorni. Vorrei farvi un video presto su questi pennelli per la loro applicazione, anche se penso che adesso ci saranno molti video recensioni su questi pennelli. Quindi, dalla palette di NARS, quella di Natale, ve ne ho parlato in un video che l'ho acquistata recentemente, vado ad applicare questo blush qui che mi piace da morire con il pennello 114 di Zoeva, che è piatto, da precisione, da blush, insomma mi piace tanto. Devo lavarlo, lo so, l'ho usato 2 o 3 volte, non sarebbe mi preparo con voi questo, quindi ogni tanto qualche pennello zozzo per se stessi si può utilizzare, dai. Più o meno questa strisciata non mi piace, quindi prendo un pennello, questo qui, un po' più ampio, per sfumare. Completo il tutto con l'illuminante di The Balm, Mary Lulu, Mary, vabbè, avete capito qual è? Questo qua. E lo applico col pennello 119 di Zoeva, che è meraviglioso. Vado, questo illuminante è pazzesco. Cioè, oggi è lunedì, quindi bisogna dare un po' di luce a questa triste giornata lavorativa. Adesso sono un raggio di sole. Ed applico un velo di Primer Potion sugli occhi. Allora, per questo video vado a utilizzare la palette Taupe di Zoeva, questa qui, che sono circa quasi 2 settimane che la sto utilizzando e mi sta piacendo molto, anche se
manca di un colore più scuro. Vado ad utilizzare questo illuminante qui, che è molto bello, è il più bello della palette perché è molto luminoso, e lo applico in questa parte qui, vedete com'è? Il secondo colore che mi entusiasma è Autumn, questo qui, che è un tortora, però shimmer, che dà un effetto molto soffice che per tutti i giorni è pazzesco, è molto bello. È una palette che ha tanti punti luce e tanti punti intermedi. Come dicevo prima, non ha un colore più scuro, quindi per dare intensità. Quindi molto spesso io a questa palette ci abbino un bel nero per dare intensità, almeno un po' nella piega. Prendo un pennello a sfumatura, mi sfumo proprio poco 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 i bordi. Questo colore qui è bello perché lascia un effetto un po' bagnato all'occhio. E nella piega vado ad utilizzare questo Tortora opaco, che è un intermedio molto molto bello, specie per gli smokey eyes. Quindi lo vado ad applicare qui come colore di transizione. La settimana scorsa ho lavorato tantissimo. Tutta la settimana, infatti, su Facebook sono stata poco presente perché è stata una settimana intensissima, veramente allucinante. Poi vado con questo bianco, che non è un bianco, è uno di quei colori che mi vedete utilizzare molto spesso, che è presente in molte palette, che è un color panna, vedete, da solo luce, molto leggero, come se fosse una cipria, va? Manca, come potete vedere, un colore che dà intensità, e quindi vado ad utilizzare un nero, questo, con un pennellino piccolo, e lo applico un poco poco al centro e un po' nella piega. La classica V che si fa per dare intensità, però dipende anche dal vostro tipo d'occhio, quindi io la faccio perché mi dà un po' più di, mi apre un po' l'occhio. Quindi me la sfumo un pochino. Voglio un trucco estremamente sfumato, infatti non farò manco la riga di eyeliner, faccio un'intensificazione infracigliare tra poco, che è una cosa molto bella, diciamo che molto spesso l'ho fatta in qualche video vecchio, perché dà intensità alla rima, però non l'appesantisce come l'eyeliner. Prendo un altro po' di quel tortorino e poi prendo una matita. Telefono. Poi prendo una matita in gel nera, questa è di NARS, che mi è uscita dalla palette di Natale, e la vado ad applicare tra le ciglia. Ok, senza essere molto precisi. Prendo poi un pennello piccolino, questo è angolato, ma l'importante è che sia piccolo, perché vado a sfumare questa riga prima che l'eyeliner si asciughi. Questa cosa qui fa sembrare di avere più ciglia senza avere una riga d'eyeliner. Per la rima inferiore voglio dare un tocco di colore, quindi che faccio? Prendo Pianeta di Neve Cosmetics, che è questa matitina qui, e la vado ad applicare sotto la rima inferiore. Me la sfumo. Applico un poco poco di punto luce anche qui, che è lo stesso che ho messo prima nella palpebra. Poi prendo dalla palette, che è sempre questa, questo colore qui, che è un po' più scuro. Voglio un attimino fissarla sopra. Oddio, mi è entrato un po' di polvere nell'occhio. L'occhio pesce c'è sempre, con la differenza di un occhio e l'altro. Per quanto riguarda la congiuntiva, vado a utilizzare la matita burro perché sono un po' stanca, quindi voglio un po' illuminarla. Questa è quella di MAC correttiva. No, sì. Tanto mascara, questo è quello della Q-Studio Makeup RP, che è meraviglioso, fa da un effetto volume che mi piace da impazzire. E poi vado ad utilizzare una matitina per le sopracciglia, questa è quella di Catrice. Ve ne parlai già un po' di tempo fa, è ottima, soprattutto per il prezzo che ha. Questo è il trucco. Occhio a pesce, occhio non a pesce, insomma. Poi
Adesso applico mandorla di Wycon, che è il liquid lipstick. È un colore meraviglioso. Solo che queste nuove tinte di Wycon seccano le labbra, e per dirlo io, seccano le labbra. Quindi, niente ragazzi, questo è il trucco finito. Non so se vi piace oppure no. Questo è un trucco che io spesso faccio in velocità. Per chi ha l'occhio castano, nocciola, può utilizzare oltre alla riga viola, perché all'interno c'è un po' di blu, anche un colore blu, un colore verde per mettere in evidenza la nocciola dell'occhio, insomma, sempre sfumato, molto soffice. Spero che questo video appunto vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate con qualche commento. Mi raccomando, spolgiate. Citofono. Scappo al lavoro.